Presidente, mi scusi, però voglio dire, parliamo tanto di trasparenza e poi ci sentiamo anche dire ignoranti, cretini, stupidi, volano parole pesanti, quindi io faccio un richiamo al regolamento, all'articolo 31, dove appunto si dice che il consigliere deve evitare la pronuncia di parole sconvenienti. Questo è il mio richiamo al regolamento, ma voglio anche incidere di più. Presidente Stefano, io la invito veramente, invito anche il capogruppo Pacetti a portare questo argomento delle riprese in capigruppo, chiedo anche agli uffici di fare al segretariato magari di fare una ricerca, perché ultimamente nel 2018 ci sono state numerosissime sentenze del TAR che appunto hanno approvato, hanno consentito le riprese anche con i telefonini delle consigli comunali, perché ricordiamoci che i consigli comunali sono a porte aperte, sono pubbliche, quindi non c'è alcun problema di essere, cioè della nostra pubblicità, noi stessi siamo personaggi pubblici. L'importante è non riprendere le persone degli uffici, questo sì, perché questa è una cosa delicata. E ricordo pure che è cambiata e c'è stata un'evoluzione delle sentenze della giurisprudenza su questo punto, perché così non era ad esempio nel 2013, sta cambiando proprio perché la trasparenza è diventato un tema fondamentale dei lavori di un consiglio. Di un consiglio e anche delle commissioni, si vede a man mano allargarsi le maglie di quello che un tempo non si poteva vedere e oggi invece si può consentire. Lo so che lei ha fretta, quindi vi invito a fare un approfondimento. Poi sinceramente Presidente, non ci nascondiamo dietro un dito, qui siamo stati ripresi, abbiamo visto anche consiglieri travestiti da pagliacci fare lo show, abbiamo visto consiglieri che ci hanno ripreso più volte anche durante sedute interminabili dove magari a me non andava di essere ripresa e non ho fatto lo show che ha fatto la consigliera Baglio e che purtroppo siamo abituati ad avere qui in quest'aula. Grazie. Grazie consigliera, la ringrazio.